superarsi, questo invece è un parere contrario. All'ottavo impegno a valutare l'opportunità, premettere a valutare l'opportunità. Al punto 9 ad intervenire nelle opportune sedi le condizioni necessarie per porre in essere nel più breve tempo possibile fino agli esseri umani. Quindi al decimo impegno premettere a proseguire l'azione a livello europeo. Questo per la mozione Brunetta, per quella della collega prima firma Artini le premesse andavano bene, mentre sull'impegno c'è che alla lettera E dell'impegno questo è un parere contrario, quella che inizia con forza del Consiglio europeo l'attuazione delle disposizioni previste, parere contrario. E al punto G premettere a valutare la possibilità di. Con queste premesse mi auguro di essere stata più D'accordo, precisa questa va volta. bene, grazie sottosegretario. Allora, adesso continuiamo con gli iscritti a parlare ed è la volta dell'onorevole Rocco Buttiglione, prego. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora rappresentante del Governo, 168 anni fa Karl Marx scriveva un libro che si chiamava Il Manifesto del Partito Comunista. Se ricordo bene, la prima frase era: c'è uno spettro che si aggira per l'Europa, è lo spettro del comunismo. Oggi noi dovremmo dire: c'è uno spettro che si aggira per l'Europa, questo spettro è lo spettro del populismo. Non a caso il Presidente del Consiglio ha iniziato la sua argomentazione partendo dal Brexit. Io vorrei dire una cosa, attenti, attenti non solo al pericolo del populismo, ma anche al pericolo di demonizzare il populismo. Perché la prima condizione per combattere efficacemente il populismo è quella di capirlo. Sono stato quest'estate all'undicesimo Vandenberg Meeting, ho fatto la relazione fondamentale, proprio in Gran Bretagna. Guardate, i britannici sono gli intellettuali vicini al Partito Conservatore. I britannici sanno benissimo, almeno i migliori, come il mio amico Roger Scruton, sanno benissimo che la Gran Bretagna è inadeguata a reggere le sfide dell'era della globalizzazione. Ma questa Europa viene percepita come lo spazio del vuoto, del freddo, non come una casa. E allora meglio tornare alla vecchia casa che in frantumi, il tetto è sfondato, i mobili sono marci. Meglio tornare a una casa che dà l'impressione di essere una casa. E allora combattere il populismo efficacemente significa capire che essi mettono il dito su di un problema vero e danno risposte sbagliate a problemi veri. Dobbiamo fare un esame autocritico di cosa abbiamo fatto di questa Europa, di cosa soprattutto i partiti che appartengono alle grandi tradizioni che hanno fatto l'Europa, il Partito Socialista e il Partito Democratico Cristiano. Cosa abbiamo fatto dell'Europa e dove abbiamo sbagliato strada? Perché abbiamo sbagliato strada. Lottare contro la volgarità del populismo è giusto, ma non basta. Bisogna capire cosa spinge i popoli a sentire, a cedere ad argomenti di evidente volgarità e banalità. A proposito, signor Presidente, anche io penso che il Presidente Renzi abbia sbagliato a usare quelle espressioni contro il collega Brunetta. Forse lei avrebbe dovuto censurarlo. Poi mi sono detto: ma come fa a censurare il Presidente del Consiglio se non ha censurato 20 e più oratori dell'opposizione che hanno vomitato ogni genere di ingiurie contro il Presidente del Consiglio stesso? È difficile. E perché non ha censurato i 20 prima? Mi permetto di rispondere a nome suo, signor Presidente, perché se avesse censurato i 20 prima avrebbe dovuto fermare continuamente i lavori parlamentari e allora, nell'interesse della prosecuzione dei lavori parlamentari, lei ha fatto finta di non aver sentito un mare di enormità e non poteva poi far finta, invece, accorgersi improvvisamente quando era il Presidente del Consiglio a replicare. Bene lei ha fatto a richiamare tutti, a elevare il tono dei lavori parlamentari. Basta con le ingiurie gratuite, basta con le offese immotivate. E
Visto che Montesquieu tanti anni fa ha scritto qualcosa, mi pare un libro che si chiamava L'Esprit de Loi, parlando della separazione dei poteri, basta parlare in quest'Aula di questioni che sono di competenza dei tribunali. Le affrontino i tribunali. Quando i tribunali daranno sentenze, in quest'Aula ne trarremo le eventuali conseguenze politiche. Abbiamo altre cose più importanti di cui occuparci in quest'Aula. Quindi, tornando ai populismi, cerchiamo di capire le ragioni dei populismi. Andiamo a Varsavia, andiamo a Praga, andiamo a Budapest. Guardate, io sono d'accordo col Presidente quando dice abbiamo gli strumenti per in qualche modo costringere i paesi di Visegrad ad accettare le loro responsabilità, ma evitiamo atteggiamenti ricattatori. Cerchiamo di parlare all'anima dei popoli. I popoli si ribellano contro un'Europa che ha perso la sua anima. E l'Europa ha perso la sua anima quando ha rinunciato ad avere una base culturale. Abbiamo rifiutato le radici cristiane dell'Europa, ma non è solo quello. Anche chi non ama le radici cristiane dell'Europa, la menzione delle radici cristiane dell'Europa, vorrei ricordare, noi abbiamo rinunciato in quel momento a dare un fondamento culturale alla nostra unità europea, al nostro progetto di unità europea. E per 10-15 anni abbiamo costruito un'Europa senza riferimenti culturali. A me va benissimo che i riferimenti culturali dell'Europa non siano solo le radici cristiane, che siano anche quelle greco-romane, per amor di Dio, ma certo, l'illuminismo, certo, è parte del nostro, della nostra storia e anche del nostro destino. Ma ripartiamo da un'Europa che ha un'identità ed una cultura. Se parleremo il linguaggio dell'identità e della cultura, ci faremo capire meglio anche dai paesi di Visegrad e troveremo più facilmente punti di contatto. Ci faremo capire anche da quelli che sono tentati dalla secessione dall'Europa. Non è possibile avere un'Europa che è soltanto un aggregato di mercanti, con tutto il rispetto per i mercanti, e che è tenuta assieme soltanto da valori vitalistici come l'usura, la lussuria ed il potere. Per chi non l'avesse capita, è una citazione da T.S. Eliot. Allora, questo mi pare il primo grande tema politico che dobbiamo affrontare. O abbiamo troppa Europa, e allora facciamo bene a tornare agli Stati nazionali, o ne abbiamo troppo poca, perché è un insieme di istituzioni che non hanno una forma, non hanno un'anima, non esprimono una bellezza. Io dico, dobbiamo tornare a un'Europa che abbia un'anima, che abbia una forma, che esprima una bellezza. Credo che si avvia un lavoro di questa Camera e del Senato, come ha chiesto il Presidente del Consiglio, questo debba essere un tema prioritario. Torniamo a parlare dell'identità dell'Europa. Parlare di identità significa anche definire confini. Non c'è identità senza confini. E qui noi dobbiamo capire le angosce di chi è preoccupato per l'immigrazione. Dobbiamo ricordare un adagio di Sant'Agostino, veramente attribuito a Sant'Agostino, non l'ho mai trovato nelle opere di Sant'Agostino, ma lo cito come di Sant'Agostino: a semet ipso incipit bene ordinata caritas. La carità bene ordinata comincia da se stessi. Non possiamo farci dire da qualcuno che il povero in Italia è trattato peggio di quello che viene da fuori. Sarebbe grave, sarebbe immorale. Dobbiamo sapere che ci sono quelli che non hanno una casa a cui tornare, quelli dobbiamo integrarli, i rifugiati. Ma quelli che non hanno titolo per stare in Italia devono tornare indietro. Dobbiamo chiedere all'Europa di ridistribuire i rifugiati, come abbiamo fatto. Ma dobbiamo chiedere alle nostre autorità interne di elaborare procedure efficaci per rimandare indietro quelli che non hanno titolo per stare in Italia. Oggi su questo siamo in difetto e anche i problemi che incontriamo in Europa sono legati al fatto che non si considera credibile la capacità dell'Italia di rimandare indietro chi non ha titolo per stare in Italia. Questo non è facile. Non si fa senza la cooperazione dei paesi d'origine dei flussi e i paesi d'origine dei flussi ci danno la loro collaborazione a due condizioni. Canali di immigrazione legale, commisurati alla capacità di assorbimento del mercato del lavoro italiano, e sostegno economico per creare in quei paesi i posti di lavoro nei quali può vivere la gente che altrimenti disperata tenta di fuggire verso l'Europa e verso l'Italia. E questo costa meno che non mantenerli in Italia e
e anche produttivo di più benessere per quel paese. Perché l'emigrazione, non dimentichiamolo, è una perdita per il paese da cui la gente va via, se appena ci sono le condizioni per valorizzare quel lavoro in quel paese lì. E questa è la linea che sta faticosamente passando in Europa, per iniziativa del governo italiano. Ancora troppo poco, ancora in modo troppo, diciamo così, tentativo, ma è il giusto cammino. Ci mancano politiche di vicinato, abbiamo bisogno di politiche di vicinato. Il mio tempo è già alla fine, solo un invito al governo. È tempo di cambiare pagina, adesso. Le politiche che hanno guidato la formulazione del Fiscal Compact, che non fa parte dei trattati europei, del Six Pack, del Two Pack, sono politiche che hanno risposto all'emergenza di allora, che era l'instabilità finanziaria. Sono tutte politiche che hanno una data di scadenza, al 2017 o al 2018. Dobbiamo chiedere di mettere all'ordine del giorno la nuova discussione, la rinegoziazione di quegli strumenti, per mettere al centro quello che è il problema di adesso, il deficit di crescita e di sviluppo. È il tempo giusto. Se il Presidente Renzi lo farà con decisione, io credo che abbiamo la possibilità di costruire una rete di alleanze in Europa che serva prima a metterlo all'ordine del giorno e poi a ricostruire veramente quel patto per la crescita e lo sviluppo di cui l'Italia e l'Europa hanno bisogno. Per queste ragioni noi voteremo le mozioni alle quali il Governo ha dato il proprio consenso. Grazie. Onorevole Buttiglione, do la parola al deputato Erasmo Palazzotto, prego. Grazie signora Presidente. Non le nascondo un certo imbarazzo nel dover intervenire in questo dibattito. Un dibattito che è stato segnato prevalentemente da una mistificazione delle parole e che porta con sé un problema abbastanza grave per chi siede in quest'Aula. Ovvero il tema del rispetto per le istituzioni. Rispetto per le istituzioni che attiene ai comportamenti di ognuno di noi, alla capacità di discutere del merito delle questioni e che oggi è mancato, sì è vero.